In una calda mattina di sole e con poco traffico ci avventuriamo in Campania. In lontananza si vedono pennacchi di fumo che partono dalla terra e si alzano verso il cielo. Non sono i fumi del Vesuvio. Stiamo entrando nella terra dei fuochi, nell'inferno dei rifiuti, che si aggiunge a quello delle armi e della violenza. Stiamo entrando in quel pezzo di terra che va da Caserta a Napoli e passa da Caivano, Aversa, Succivo, Giugliano, Quagliano, Villaricca e tanti altri paesi. È la terra nelle cui campagne da molti decenni si sono sversati rifiuti industriali, tossici e nucleari. È la terra martoriata di cui ci ha parlato Roberto Saviano in Gomorra. Rimaniamo per tutto il viaggio con gli occhi sgranati ad osservare queste ciminiere abusive ed a capire il senso di questi luoghi. Si stenta a credere che ci troviamo di fronte al più grande avvelenamento di masse in un paese occidentale, attraverso la pratica criminale di smaltire i rifiuti speciali bruciandoli. Una pratica che purtroppo dura da troppi e troppi anni e continua anche oggi davanti ai nostri occhi. Da queste parti, come a Crotone, a Casale Monferrato, a Taranto, sentire parlare di cancro ormai non fa più notizia. Come noi, chiunque può godere lo spettacolo dei fakiri, basta percorrere gli assi autostradali delle province di Napoli e Caserta. I roghi sono di mattina, di pomeriggio, di sera e soprattutto di notte, quando il buio nasconde il fumo nero. Spesso sono piccoli e di breve durata, nascosti nelle stradine di campagna, dove a volte nemmeno i pompieri, i vigili riescono ad arrivare. Gli abitanti di questa terra possono non berne l'acqua e non mangiarne i prodotti, ma non possono certo fare a meno di respirare l'aria. E allora ti verrebbe voglia di fuggire da questi posti, di fuggire da queste terre e di fuggire da questi mari avvelenati. Ma poi pensi che sia giusto rimanere per lottare, cercare di cambiare e magari scrivere una canzone?